Granda News, sempre al servizio dei suoi affezionati lettori, la redazione di Granda Net rimarrà attiva anche il 15 di agosto. Ritornando dalle vacanze, gli utenti del portale potranno trovare come sempre le news e gli eventi sulla provincia di Cuneo. La prima notizia con la quale iniziamo questa giornata è che Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardie di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco e Squadre AIB, Operatori del 118, Squadre di Soccorso Alpino e tutti gli esponenti delle forze dell'ordine continueranno a vigilare anche oggi affinché i cittadini della Granda e non solo possano vivere questa festività in totale sicurezza. Nel ringraziarli per il loro impegno costante e disinteressato, rivolgiamo anche a loro i nostri auguri di buon Ferragosto. Nei mesi scorsi i carabinieri della Compagnia di Alba, nell'ambito di un'attività tesa a contrastare la prostituzione disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, avevano sottoposto a sequestro 3 centri estetici cinesi per favoreggiamento della prostituzione e un appartamento sito in una zona residenziale della città al cui interno venivano fatte prostituire alcune ragazze sudamericane. In quell'occasione una 60enne pensionata albese con precedenti penali specifici venne denunciata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione alla Procura della Repubblica di Alba. L'altro giorno i carabinieri, durante verifiche sul rispetto di locali e appartamenti sottoposti al vincolo del sequestro, si sono trovati all'interno dell'ex casa d'appuntamento sequestrata una famiglia che vi abitava come se niente fosse. È stato poi accertato che la maitressa aveva violato i sigilli del provvedimento apposti dai carabinieri, cambiato la serratura, nuovamente affittato in nero quell'appartamento a insaputa del proprietario. La donna è stata denunciata questa volta per violazione di sigilli all'autorità giudiziaria. La famiglia di locatari in nero è stata fatta allontanare da quella casa e l'appartamento è stato definitivamente chiuso con una nuova serratura e dato in custodia al proprietario. Alcuni giorni or sono, Pier Lorenzo Pasqualini, il 55enne accoltellato il 4 agosto in frazione Gorre di Benevagenna dal figlio adottivo Diego Alilovic, è stato dimesso dall'ospedale Santa Croce di Cuneo. In quell'occasione Pasqualini aveva rischiato la vita poiché la coltellata del ragazzo gli aveva sfiorato il cuore. I medici dell'ospedale cuneese avevano dovuto sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Al momento l'uomo sta bene, si trova nella casa comunità che gestisce a Benevagenna insieme ad altri volontari. Secondo i dati pubblicati dall'AESCAT, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade Trafori, dal mese di gennaio al mese di maggio 2012 è aumentato considerevolmente il traffico veicolare sull'autostrada Asti-Cuneo, conteggiando sia i veicoli leggeri aumentati del 21,7%, sia quelli pesanti aumentati del 6,3%, la crescita nei primi 5 mesi dell'anno in corso è stata dell'11,8% rispetto allo stesso periodo del 2011. L'incremento è stato determinato in particolar modo dall'apertura lo scorso febbraio del casello di Castelletto Stura, che ha aumentato i chilometri percorribili da 39,4 a 49,7, collegando Cuneo al sistema autostradale italiano. La produzione di cereali in provincia di Cuneo ha subito una perdita considerevole a causa della siccità, ma anche a causa delle forti grandinate che hanno colpito recentemente le coltivazioni. Coldiretti ha stimato una riduzione media del 20% per la produzione del grano, del 25% per la produzione di orzo e del 30% di quella di mais. I dati variano a seconda ovviamente della zona di riferimento. E chiudiamo con una segnalazione che riguarda lo sport. Alle 17 di oggi, mercoledì 15 agosto, avrà luogo nello stadio comunale Gasco di Mondovì Altipiano la partita amichevole di calcio tra il Torino e la Cheraschese. Sabato 18 agosto il Torino invece debutterà in Coppa Italia contro il Lecce. Era anche l'ultima notizia per oggi. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon Ferragosto. Arrivederci.